Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo un'altra organizzazione. L'avrete letto dal titolo? Ebbene sì, oggi organizzeremo il frigorifero. Ho voluto realizzare questo video con voi anche per darvi un po' di ispirazione e insomma, direi di cominciare. Come prima cosa vi mostro com'era il nostro frigorifero prima dell'organizzazione. Come potete notare, a parte qualche cosina qua e là, fondamentalmente non c'erano organizzatori. Una cosa che a me premeva molto era quella di creare degli spazi appositi, per la verdura in particolare e per il companatico. E infatti ho trovato degli organizzatori perfetti. Allora, primo step è quello di togliere tutto quello che c'è all'interno del frigorifero. E mentre lo fate, controllate, mi raccomando, le date di scadenza di ogni prodotto. Se c'è ovviamente qualcosa di scaduto, buttatelo via. Dopo averlo svuotato, arriva il momento della pulizia. Mi raccomando, il frigorifero andrebbe pulito con una certa frequenza. Quindi, per pulirlo qua, il mio consiglio è quello di utilizzare un panno inumidito, umido, con l'aggiunta di qualche goccina di aceto. Non utilizzate prodotti chimici all'interno del frigorifero, mi raccomando. Fatto ciò, iniziate a disporre un po' gli organizzatori, visualizzate quale vorreste che fosse il vostro risultato finale, cercate un po' di capire dove mettere che cosa. Non sarà niente di fisso, ovviamente, poi man mano nel tempo capirete se alcune cose stanno meglio da un'altra parte, se sono più accessibili, se è più comodo avere un prodotto sopra piuttosto che sotto e così via. Perciò, giusto, fatevi un'idea di come potrebbe risultare, anche insomma, rispetto alle vostre esigenze. Come vedrete nel corso del video, infatti, io ho più volte spostato i vari contenitori. E un consiglio che vi do, che è stato dato a me a mia volta, è quello di mettere la verdura in basso. Ora, io questa cosa non la sapevo, ammetto la mia ignoranza, perdonatemi, direte la cosa più ovvia di questo mondo, lo sanno tutti. Vabbè, io non lo sapevo, quindi la verdura va tutta in basso, alla fine del video la sposterò. Una volta che avete l'idea più o meno di dove andranno i prodotti, beh, cominciate a sistemarli. Io ho utilizzato i contenitori più piccoli, quelli sottili, quelli che sono costati 99 centesimi da Maurice per inserire gli yogurt. Poi ho utilizzato il contenitore leggermente più grande invece per le lattine, quelle di birra, nonché in casa siamo dei grandissimi bevitori di birra, però questa volta per il video c'erano. Tra l'altro adoro questo contenitore perché se notate, una volta che prendete una lattina, le altre vengono giù in automatico, quindi è davvero anche molto comodo. E come vi dicevo, avevo bisogno di un contenitore apposta per il companatico per salvaguardarne la freschezza e l'ho trovato da Maurice. 1,79 euro, secondo me è molto carino. Ha anche il disegnino sopra, ci sono pure delle varianti se volete, non che cambi qualcosa, però insomma l'importante è la sua funzione. I contenitori più grandi sono stati invece dedicati ovviamente alla verdura. La frutta non la mettiamo in frigo a meno che non siano i frutti di bosco che mi avete visto sistemare, però quelli erano già nelle loro vaschette, perciò li ho lasciati lì. Questi due contenitori bianchi invece sono stati dedicati uno esclusivamente per le mozzarelle e l'altro invece, diciamo, per i piatti pronti, la pasta fresca e così via. Sempre da Maurice ho poi acquistato questi contenitori con il coperchio, in cui possiamo mettere insomma gli avanzi e uno in particolare l'ho voluto dedicare al formaggio. Per quanto riguarda lo sportello, invece, non ho fatto grossi cambiamenti, era già più o meno ordinato, giusto spostato qualcosina. E anche per quanto riguarda le uova, non ho dovuto fare niente perché il frigorifero già all'acquisto veniva già con il portauova, quindi non ho avuto bisogno di comprare altro.
Come vedete, il nostro frigo ha anche un cassetto in basso. Anche lì non ho fatto niente se non appunto rimuoverlo, pulirlo e poi rimetterci in realtà quello che già c'era. Bene, siamo ormai in dirittura d'arrivo con l'organizzazione, è praticamente pronto. Spero tra l'altro di non essermi dimenticata nulla. Nel caso sappiatelo, trovate le informazioni nell'info box come sempre. Nell'info box ci sono un sacco di informazioni, video linkati, mi raccomando, dategli sempre un'occhiata. Comunque, arriva ora l'ultimo step. L'ultimo step è facoltativo, però secondo me è essenziale se volete che il sistema regga. E se volete che le persone che vivono in casa con voi si attengano a quell'organizzazione e non la sfascino dopo una settimana. Quindi, in cosa consiste l'ultimo step? Consiste nell'etichettare tutti gli organizzatori, quindi scrivere esattamente cosa va in quel preciso organizzatore. Io ho qua la mia etichettatrice professionale, no, in realtà non è professionale, però è fantastica, ha un sacco di funzioni, insomma, non dovete preoccuparvi che qualcuno non capisca, la vostra grafia proprio perché, questo è come un computer, quindi se non riescono a leggere questo, allora c'è un problema di natura diversa. Ovviamente non vi serve un'etichettatrice, potete prendere dei foglietti, scrivere a mano e attaccarli sui contenitori. Questo fa un po' più figo, diciamoci la verità. Bene, a questo punto non mi resta che mostrarvi il risultato finale. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, io mi sono divertita un sacco a organizzare il frigorifero, era una cosa a cui tenevo. Mi raccomando, guardate anche i miei altri video sull'organizzazione, cercherò di linkarveli qua sotto. Guardate anche gli altri miei video, i fai da te, insomma, quello che trovate nel canale. Comunque, se vi fa piacere a me, fa piacere se vi iscriviate. E per questo video è tutto, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!